di un rito religioso. Il processo fu sospeso due volte a causa di un intervento sia del conte del Tirolo e le pressioni di Federico III, del Sacro Romano Impero, imperatore del tempo, sia di Papa Sisto IV, ma alla fine si giunse alla condanna di coloro che erano ritenuti i colpevoli e dopo vari esami e riesami del processo, alla fine Papa Sisto IV sentenziò che il processo si era svolto rite et recte, cioè secondo tutti i crismi della legalità. In seguito a questo processo iniziò un culto popolare approvato dal vescovo del luogo a Simone di Trento, considerato quindi santo, beato, culto che fu approvato dalla Chiesa nel 1584 nel Martirologio, che è un libro liturgico nel quale viene ogni giorno vengono letti i santi del giorno, fu inserito come santo il nome di Simone di Trento. Nel 1588 Papa Sisto V concesse l'ufficio e la messa propria di San Simone di Trento ed in seguito Papa Benedetto XIV nel Settecento con la bolla Beatus Andreas riconobbe ancora ufficialmente il martirio di Simone di Trento e del beato Andrea d'Arin, un altro bambino che subì una fine simile nel villaggio del Tirolo di Rin. Solamente in seguito, nell'Ottocento, altri tre bambini furono beatificati, dei quali uno, Lorenzino Sossio, che perse la vita vicino a Vicenza. Quindi la Chiesa riconobbe ufficialmente sui più alti livelli la realtà almeno di questi cinque martiri. Tuttavia nel 1965 la svolta, una notificazione circa il culto al piccolo Simone da Trento, qui la fotocopia, ho anche il testo ma non l'ho portato, la fotocopia del vescovo Gottardi, precisa e pubblicato proprio il giorno in cui veniva promulgato dal Concilio Vaticano II il documento Nostra Aetate sulle relazioni tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane, veniva pubblicato una notificazione con la quale praticamente veniva deciso la cessazione del culto del beato Simone di Trento. E Monsignor Gottardi scrive, la giustificazione che gli dà è stata pubblicata presso Studi Tridentini di Scienze Storiche la traduzione italiana di uno studio del padre Eckert, domenicano, preparato su invito dell'autorità diocesana di Trento sulla vicenda riguardante la morte del fanciullo Simone da Trento. Lo studio è stato condotto dal chiarissimo autore, esperto in simili indagini, con rigorosi criteri di critica storica. Risultano elementi tali da far considerare ormai maturo il trarne doverose conclusioni in omaggio alla verità e alla carità circa il culto da tempo vigente in Trento alla memoria del suddetto Simonino. Quindi possiamo dire che l'autorità che Monsignor Gottardi presentava, autorità storica, per stabilire che la Chiesa si era ingannata nel proporre al popolo di Trento la devozione a San Simone, è quella di padre Eckert. Io ho questo testo, eccolo qui. Si tratta di una trentina di pagine. Il valore di uno studio non si misura dalle pagine, però certamente qui abbiamo il libro di Ariel Tuaf, circa 400 pagine, con documenti, note, bibliografie, dove la conclusione è profondamente diversa. Noi leggiamo qui, per esempio, rileggendo senza pregiudizi,
senza pregiudizi. La documentazione antica di quel processo e di vari altri alla luce della più vasta situazione europea e anche di una puntuale conoscenza dei testi ebraici, l'autore mette in luce i significati rituali e terapeutici che il sangue aveva nella cultura ebraica, giungendo alla conclusione che, in particolare per l'ebraismo aschenazita, cioè germanico, l'accusa del sangue, cioè di praticare questi riti che conducevano ritualmente all'omicidio di un bambino cristiano, non era sempre un'invenzione. E questo è il riassunto che l'editore stesso ha dato del libro. Una conclusione, come voi vedete, opposta a quella di padre Eckert. È certamente paradossale che il figlio del rabbino capo di Roma sostenga la verosimiglianza e persino la veridicità dei fatti di Trento del 1475, ed invece un religioso di San Domenico in 30 paginette ne abbia concluso l'assurdità, ribaltando l'accusa sulla Chiesa. In effetti padre Ecker conclude: da quello che si è detto appare invece chiaramente che ci si trova di fronte a un gravissimo caso di uccisioni dovute a errore giudiziario. E sì, perché di due cose l'una: o gli accusati erano colpevoli e allora la vittima è Simone, o gli accusati erano innocenti e sono i giudici ad averli costretti a confessare delitti mai commessi, e i responsabili sono la Chiesa di Trento e poi la Chiesa di Roma, che ha ratificato questo processo. Non si sfugge. Il professor Toaff è però del tutto estraneo a questa polemica.